Devono essere le rovine di Las Vegas. Poseidone non è lì. Secondo Gaia, Poseidone dovrebbe essere qui. Ma queste rovine sono esposte alle intemperie. Molte altre sono sepolte nella sabbia, però. Forse Poseidone è sottoterra. Se fosse così, dovrei trovare un modo per scendere in uno degli edifici. L'acqua sta uscendo da quell'edificio. Opera di Poseidone. Controlliamo. Qualcuno è passato di qui. Attrezzature. Sembra che ci sia qualcosa dietro quel telo. Oh, c'ero quasi. Ero così vicino. Ad annegare, forse, ma non alle braccia. Morrond! È finita! Non ci penso neanche. Allora morirai, da solo. Perché noi non restiamo qui a ripescare il tuo cadavere. Basta. Il destino del visionario era appeso a un filo. Avrebbe scelto la vita o ceduto alle fatali illusioni. Salve. Quindi c'è un'antica città nel deserto, ma è sommersa? Ad un tratto ecco che apparve una lanciera nuova. Sì, bene. Beh, non siete normali scavatori. È sicuro. Che cos'è? Io la chiamo bolla marina. Modello 1. Il modello 2 era meglio, ma è rimasto bloccato laggiù. Il tubo dell'aria si è impigliato. Hai usato quella? Già, ma non mi aspetto che una profana capisca. Perché è un'ottima idea. Ah, scusate, ti posso ricordare che ci sei rimasto bloccato dentro e quasi annegavi? Dovrebbe essere portatile, però. Una rotola di macchina, forse? Servirebbe un filtro. Una membrana sintetica. E un tubo per la
capsula d'aria compressa. Pinze e martelli. Insomma, che succede qui? Vieni. Lei è una straniera. Hai un nome? Aloy. Morlun. Adesso non lo è più. Sei un pazzo. Vieni. Ho i progetti originali proprio qui. Oh, un attimo. Prima avrei un paio di domande. Va bene. Socia. Socia? Non badargli. Che c'è di tanto importante laggiù da rischiare la vita? Morlund, quelle parti a me non interessano, capito? Tutto quello che trovi è tuo. Va bene. Se ti dicessi che stiamo cercando i più spettacolari tesori mai sognati da uomo o donna che sia, ti direi di venire al punto. Dritta al sodo. Mi piace. Guarda qui. Una brace. È un pezzo di ferraglia. Beh, sì, ora sì. Ma, con la scintilla giusta, queste magnifiche creazioni dei predecessori dipingono favolose immagini nell'aria. E le rovine là sotto ne sono piene. Una gioia per gli occhi, indescrivibile. Come aveva promesso mio nonno. Quindi queste braci proiettano immagini? Dipinti di luce. Da non credere. Questa mostrava la donna più bella che avessi mai visto. Invitava tutti a un bellissimo banchetto con aragoste e carni appetitose. Da piccolo l'avrò vista centinaia di volte nel laboratorio di mio nonno. Che gli è successo? Col tempo si spengono. Ho pianto il giorno in cui è toccato a questa. Ma giù ce ne sono molte altre. Le vedrai anche tu, se scenderai come ho fatto io e come mio nonno prima di me. Come ha fatto tuo nonno a scoprire queste braci? Lui era qui. Circa 40 anni fa. Fu uno dei primi a guidare un gruppo di scavatori qui nell'ovest. Scoprì l'antica città intorno a noi. Scese in profondità in questa struttura. Trovò le cavità nascoste e tutte le braci luminescenti. Cercò di prenderne il più possibile. Diceva sempre di voler tornare per le altre, ma ci volevano troppi frammenti. Quello che lui sognava era usare le braci per fare uno spettacolo. Il primo e unico nel suo genere. Che tipo tuo nonno? Un vero scavatore. E intrattenitore. Mi manca. Ma io lo renderò fiero. Io prenderò quelle braci e farò uno spettacolo che avrebbe stupito perfino lui. Col tuo aiuto, ovviamente. Che cosa è successo là sotto, di preciso? È stato uno scavo unico. L'occasione per seguire i passi di mio nonno. Al di sotto di questa struttura c'è un'enorme cavità, una cupola protetta dalla sabbia. Abbiamo costruito l'ascensore per accedervi facilmente. È un'opera complessa, sai, per niente facile da... Certo, però... Che è successo? Lì sotto... Abbiamo ammirato lo stesso tesoro scoperto da mio nonno. Immagini dipinte nell'aria di ogni tipo e dimensione. Donne danzanti, e poi giochi, e monete, e promesse di jackpot. Non so cosa sia, ma sarà una cosa bella. Poi... Tutto è finito. Le immagini sono diventate marine. Onde e pesci le hanno spazzate via. Come... uno strano sogno sottomarino. Il sogno di Poseidone. Sì. Beh... All'improvviso si è sentito un terribile suono scrosciante. E poi una scarica di acqua è schizzata fuori dal suolo.
L'acqua è uscita dal suolo e ha inondato tutto quanto. Una marea di una violenza che non ho mai visto. Siamo scappati come scintille di forgia e abbiamo raggiunto l'ascensore un secondo prima di morire annegati. Ero scosso, ma non ho mollato e ho costruito le bolle marine, modello 1 e modello 2. Ci speravo, ma ho fatto un buco nell'acqua in entrambi i casi. Abaddon è fuori di sé. Mi dà del pazzo. Ma non posso arrendermi. Io sono andato troppo avanti. E le braccia sono davvero a tanto così. Forse posso aiutare. Sì. Forse tu puoi. Voi non mi sembrate i soliti scavatori. No, non lo siamo. Siamo intrattenitori. Ecco, sì. Tipo, cantastorie? Voi, Nora, siete davvero poco avvezzi alle arti. La nostra compagnia fa spettacoli in giro per tutta la conquista. Stemmur è quello che racconta le storie, che io accompagno con tutti i tipi di suoni e fuochi artificiali. E Abaddon, lui, beh... Si lamenta? Gestisce il denaro, che è più o meno la stessa cosa. Quando scaviamo, è per trovare nuove attrezzature per gli spettacoli. Perciò questo scavo è importantissimo. Quanto è profondo? Pensi sia possibile nuotare? Se avessi le branchie, il condotto sarà alto 50 barili. Voi Oseram siete proprio fissati con i barili. Parlando di liquidi, è la misura adatta. Adatta o meno, nessuno ha tutto quel fiato. Infatti, ho una nuova invenzione. Andrò a prendere quelle parti. C'è una capsula d'aria compressa intatta nel modello 2. Peccato sia rimasta bloccata nel condotto. Se tu sei riemerso sano e salvo, dovrei riuscire a nuotare fin laggiù. Già. Per le altre parti, Stemmur ha visto una mandria a sud che dovrebbe avere quello che serve. Ci penso io. Grande. Torna quando hai il materiale. Buona caccia. Secondo Morlund, la mandria è a sud da qui. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Beh, la mandria non è dove diceva Morlund. Deve essersi spostata altrove. Mi metterò sulle sue tracce. Ne avrà lasciata qualcuna. Là, quelle tracce mi porteranno alla mandria. Ecco la mandria. Mi darà le parti che mi servono. Grandioso.
macchine. Meglio sistemarle subito.
sintetica andrebbe bene se non fosse rotta. Proviamo una macchina. Sintetica. Controlliamo le altre macchine. Una rotola. Bene. Bene, ho le parti che mi servono. Ora devo prendere la capsula d'aria compressa dalla bolla marina di Morlun. Se gli invitati saranno 50, vuol dire che... Allora, serviranno... 3 dozzine di barili. Scura, magari. No, no. A lui, birra linfacesa. Vuoi fare una festa? Faccio i conti per il funerale di Morlun. Grazie a te. Io ci ero quasi riuscito! Ad andare avanti... Chiudere con tutta questa assurdità, ma tu arrivi qui e alimenti la fiamma della sua follia! Funzionerà, vedrai. L'ho già sentita. Io sono sempre disponibile a mercanteggiare.
Dimmi, come ci finisce uno come te a lavorare per uno come Morlund? Io lavoro con Morlund. Dividiamo i profitti in tre parti uguali. Vedi uno dei suoi primi spettacoli. C'era solo lui con tutte le sue invenzioni. Effetti di fiamme, di luci e di ombre, trucchi di ogni genere. Una cosa mai vista. Ma quell'uomo ha la testa per aria. Non ragiona. Sperpera frammenti come... Hai capito, no? Se non ci fossi io a gestire le finanze, i suoi sogni naufragherebbero. Più di così. Torniamo nella conquista. Per uno spettacolo decente non serve la paccottiglia di questo dannato posto. Eppure sei qui, in mezzo al deserto, che scavi per il suo sogno. Mi allettava. Ma alcuni sogni sono impossibili. Il sogno di Morlund finirà per ucciderlo. Mettiamo invece di no. Che cosa succede se trova quello che cerca? Monteremo il più grande spettacolo del mondo. Con tariffe speciali, birra pregiata e tutto il resto. Morlund farà i suoi spettacolari giochi con le luci. Stemmur incanterà tutti con le sue belle storie avvincenti e io sarò occupato con i biglietti. Beh, bella prospettiva, però. Per Morlund siete intrattenitori, è vero? Perché? Gli Oseram non possono essere altro che scavatori, inventori o beoni? Sì, è vero, siamo scavatori anche, ma non si tratta della nostra prima fonte di guadagno. Andiamo in giro a fare spettacoli. Questi vostri spettacoli, cosa sono? Come funzionano? Storie ed effetti speciali, ma io non so la parte tecnica. Morlund inventa tutto lui. Cose tipo mulinelli di luci e suoni, cannoni che sparano fiamme e piogge di scintille, mentre Stemmur, lui... contribuisce alla magia, con storie avventurose e narrate in tono roboante. Sì, quello. E tu? Io? Secondo te chi tiene conto di questo dannato carrozzone? Quei due... avranno pure l'estro, ma credi che ci capiscano qualcosa di frammenti? No, no, affatto! Così Morlund è sceso nell'antica città e... Tutti e tre siamo scesi. Tu? Sì, anch'io so farlo. Certo. E poi cos'è successo? Secondo te? È arrivata l'acqua, quindi via! Poi Morlund ha creato quell'arnese e stava annegando due volte. Per ulteriori ragguagli sulla sua stupidità, chiedi a lui. Ti faccio finire. Fossi in te, ci lascerei tutti tranquilli. Sulla d'aria compressa. Dovrei avere tutte le parti per costruire. Pensavo ce ne stessimo finalmente. Veniamo andando da qui. Beh, come posso aiutarti, socia? Ho tutto il necessario per costruire l'incredibile maschera marina. Credo che maschera marina basti. D'accordo. Il banco da lavoro è tuo. Thank you.
Wow, è un vero gioiello. Se funziona, me la fai provare? Voglio scendere là sotto e prendere le braccia. Sempre se non annego. Tu invece cosa stai cercando laggiù? È difficile da spiegare. Qualcosa che ha mandato in avaria l'apparato che controlla l'antica città. La causa dell'allagamento. Oh, pensavo fosse colpa nostra. Abbiamo attivato una trappola. Chissà come ci hanno scoperti. Come dicevo, le luci intorno a noi a un tratto sono cambiate, diventando a tema marino. C'è stato un lampo rosso, seguito dal ruggito dell'acqua che sgorgava. Aspetta, un lampo rosso? Un bagliore rosso, in un punto preciso, vicino alla grata per terra da cui l'acqua è scoppiata fuori, come un segnale. Un allarme. Grazie, buona a sapersi. Mi fa piacere. Buona fortuna laggiù. Bene, vediamo se questo affare funziona. Funziona. Qui sotto riesco a respirare benissimo. La maschera marina sembra reggere. Non avevo mai nuotato così in profondità. Recupero più tardi dalla scorta. Luci marine. Deve essere un filo di Poseidone. Quella sembra un'uscita. Poseidone è qui su. Dove si nasconde. Wow! Non posso affrontare quella macchina sott'acqua. Devo fare attenzione. Un posto enorme. Ed è tutto racchiuso in una cupola. Allarme. Trascinazione in corso. Sistema di drenaggio automatico offline. Per eseguire uno spurgo d'emergenza è richiesto il reset manuale della pompa primaria e secondaria. Lo spurgo è attivabile presso la stazione manutenzione pompa. Attivando lo spurgo e drenando tutta l'acqua, potrei combattere quel bestione all'asciutto. Come prima cosa, ho un paio di pompe da reimpostare. Stando alla mappa, verso sud dovrebbe esserci un punto d'accesso per la prima pompa. Quel punto d'accesso.
Mi condurrà alla prima pompa. Ci sono altre macchine. Devo nuotare e aggirarle senza farmi vedere. Qui sotto c'è una vera e propria rete di tunnel. Conduttore dell'acqua per una città intera. Da qui non arrivo più di sporgenza. Forse c'è qualcosa su cui posso arrampicare. Ah, ho i piedi zuppi. È sistemata. Devo risalire a nuoto e trovare il punto d'accesso della seconda. Secondo la mappa, la seconda pompa è dalla parte opposta della cupola. Altro punto d'accesso. Mi porterà alla seconda pompa. Dritto nella scorta. Impostato entrambe le pompe. Ora devo attivare lo spurgo d'emergenza alla stazione di manutenzione.
a sud della cupola. Luce rossa in quella torre, come alla console di prima. Forse è la stazione di manutenzione, ma come ci arrivo? Il fuoco mi tornerà. Una parte di questo edificio è crollata. Potrei entrare da lì. Di manutenzione. Devo trovare una console per attivare lo spurgo d'emergenza. Finisce nella scorta. Sembra promettente. Dentro deve esserci una console. Bene. Prosciughiamo questo posto.
funzionato! Bene, ora posso occuparmi della macchina di guardia dalla parte opposta della cupola. E una volta superata, prenderò quello che mi aspetta oltre quella porta. Poseidone. Lo spurgo mi ha espulso tutta l'acqua. Delle macchine dopo lo spurgo. Posso aggirarmi e pensare prima a quella grossa. Bene, Poseidone è di là. Ma dove è andata quella macchina? Aloy! È un miracolo! Oh, no! Forza, forza! Ehi, sei stata tu ad abbassare le acque? Sì, ma c'è un nuovo problema. Quella cosa ci ostacola. Wow! Sì, così non sarà affatto facile prendere. Gli avventurieri si trovarono faccia a faccia con la bestia, consapevoli di ciò che andava fatto. Cosa? Sei impazzito? Silenzio! Ha salvato il nostro scavo. Bene, d'accordo. Restate qui e attaccate appena lo faccio io. Thank you.
posizione. Posso metterlo nella mia scorta. State tutti bene? Molto più che bene, questo... Tu... Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo braci a non finire! Ed è solo per merito tuo! È molto... commovente. Però forse potremmo... Come dire... Prendere ciò che volevamo e squagliarcela prima che una di quelle cose risbocchi fuori. Calmati ora, contaframmenti. È solo una breve esultanza. Credo che la nostra amica Rosso Chiomata abbia da fare. La sua missione non è ancora compiuta, non è vero? Sì, giusto. Ti serve aiuto? Mi arrangerò da sola. Molto bene. Noi cominciamo a portare su delle braci. Se hai bisogno, chiama. Grazie. Poseidone dovrebbe nascondersi in qualche tipo di processore. Troverò una console per accedervi. Là. Quella console fa al caso mio. Non ce la faccio. Non posso abbandonarla così. Lascerò tutto in stand-by. Il sistema è progettato per durare decenni, se non addirittura secoli. È un rischio. Ma forse un giorno... Contro ogni aspettativa, qualcuno ritroverà questo posto. Ne ammirerà le luci e le meraviglie. Ne trarrà ricchezze e opportunità. Diventerà il suo sogno. Del resto, se io ho avuto una seconda occasione, se l'acqua può sgorgare nel deserto, tutto è possibile. Giusto. Sono qui per riportarti a casa, Poseidone. Da Gaia. Sì, madre. Tutte le acque riportano a lei. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Opera il principale antipato. Ripristino codice originale della funzione subordinata Poseidone. Ora riportiamo tutto da Gaia. Riavvio il sistema in corso. La rimozione di Poseidone ha riacceso il sistema energetico della città. Ma
Morlund e i suoi devono essere distrutti. Carichi di braci, scusa. Tutto è iniziato qui più di 30 anni fa, quando questo casinò era ancora chiamato Tempo. Una grossa puntata mi cambiò la vita, ma ora il destino ha servito una pessima mano. A tutti. Devo spegnere le luci per l'ultima volta e le acque della mia città adottiva spariranno per sempre. Beh, se un sogno deve morire, almeno posso dirgli addio. Un'altra registrazione di Chen. Un ascensore. Morlund deve averlo costruito prima dell'allagamento. Forse è ancora attivo. Risparmierebbe la fatica. Non so cosa ha fatto, ma te... No. Bello questo. Oh, lo spettacolo che sognava mio nonno. Un'altra. Una volta realizzato il suo sogno e finalmente raccolta l'eredità di suo nonno, il nostro eroe si mise a osservare quel deserto di luci, commosso da cotanta bellezza. Le braci che ho visto da piccolo non sono nulla in confronto a questo. Grazie, Aloy. Tu hai trovato quello che cercavi? L'ho fatto, sì. E ora devo proseguire. Oh. Torna quando riesci. Ho grandi piani per questo posto. Non volevi allestire spettacoli con le braccia nella conquista? Oh, no. Lo spettacolo è qui. Oh, te lo immagini.
gente che arriva da ogni dove per ammirare tutto questo. E aggiungi del cibo e dei bei posti comodi. Oltre a un discreto numero di attrazioni differenti. E anche gioco d'azzardo. Faremo una montagna di frammenti, ve lo assicuro. Un nuovo sogno, eh? Spero che lo realizziate. Addio, signori. Questo scavo passerà alla storia. Grazie a te. Se Morlund e i suoi resteranno, forse in futuro potrai tornare a trovarli. Ora devo riportare Poseidone da Gaia. Ma prima dovrei trovare quel campo Oseram. Forse Talana è già lì. E ora con la maschera marina posso arrivare a qualsiasi profondità. Anche in quegli abissi che avevo trovato. Tutto a posto. Ci do un'occhiata se vuoi. No. Ehi, chi si rivede? Trovato ciò che cercavi? Sì, certo. La sconfitta degli Zenith è sempre più vicina. Ci conto. Stai ancora studiando tutti quei dati? Sì, è interessante. Sono tante parole. Ecco, forse preferirei qualcosa che avesse delle figure. È una vana speranza, ma ho scoperto questi holofilm. Sono immagini che raccontano una storia, e quando le guardi sembrano reali. Sai, gli Oseram le adorerebbero. Pagherebbero un mucchio di frammenti per gli holo. Come vanno le cose qui? Secondo te? Poco fa la nuova fiamma di Varl ha cercato di uccidermi. Cosa hai fatto? Era una battuta. Sul fatto che loro mangiano molta erba. Chi può combattere con lo stomaco pieno di foglie, comunque? A quanto sembra, gli Utaru. Sì, beh, non la facevo tanto veloce. Però vedi di non farti male. Meglio andare. Certo. Se hai bisogno, sono qui. Aloy, hai trovato un'altra sottofunzione di Gaia? Ne ho due, ne manca una. La sua guarigione si avvicina. Hai imparato altre cose leggendo i dati? Io e Varl abbiamo studiato gli animali del mondo antico. Pare che ci fossero migliaia di specie in più rispetto a quelle che abbiamo oggi. Te lo immagini? Mi piacerebbe vederle, anche come ologrammi. Ma so che senza Artemide o Apollo sarà difficile. Almeno mi conforta sapere che Gaia usò molte di esse come modello per le sue macchine. Un modo per ricordarle. Vi allenate anche con Erend? Se il mio tentativo di trafiggerlo conta come allenamento, allora sì. Ho saputo. Dimmi che stavate solo scherzando. Sì, certo. Bene. Volevo solo rompergli un paio di ossa. Ha definito gli Utaru mangia erba. Gli faceva ridere che dei contadini fossero bravi a combattere. Poco dopo ci siamo azzuffati nella sala comune. Erend è lento, ma sa brandire un martello. Non guardarmi così. Siamo di pari livello. Per ora. Lo calpesterò come sterco di cinghiale. Cercate di non ammazzarvi. Mi basta ferire il suo orgoglio. Ora devo andare. Sì, c'è quella sottofunzione.
chiuso. Forse Beta vuole starsene per conto suo. Chissà se Varla è dentro con lei. Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Va bene. Arrivo. Aloy, sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. Ehi, Gaia, sono io. Salve, Aloy. Vuoi continuare la conversazione? Come sta Cotallo? Ho rilevato che la perdita del braccio gli causa ancora un dolore molto forte. Nel tentativo di rimediare, ho discusso con lui di una possibile soluzione. Sono sicura che vorrà spiegarti i dettagli di persona. Soluzione? Oh, appena posso vado da lui. Come vanno le cose? Zo sta continuando a studiare la morfologia dei Terranumi, nel tentativo di comprendere la loro malattia. Purtroppo senza le abilità di Efesto, mi sarà del tutto impossibile correggere la loro programmazione. Comunque, grazie alla determinazione di Zo, può esserci una soluzione. Sì, me lo ha detto. Promette bene. Varla e Zo amano passare il tempo insieme. Esatto. Studiando i dati del mondo antico, Zo ha trovato alcuni riferimenti a uno stile alimentare chiamato vegetarianismo. Ne ha colto e apprezzato le somiglianze con le abitudini degli Utaru e ha incoraggiato Varl ad abbracciare questo stile di vita. E com'è andata? Credo che abbiano deciso di lasciar perdere. Come se la sta cavando, Erend? La sua familiarità con l'uso del focus sta aumentando. Dopo un primo incidente. Cosa ha fatto? Purtroppo ha spaccato il suo primo focus mentre cercava di applicarlo alla sua tempia. È seguita una lunga sequela di insulti a Oseram. Credo proprio che abbia accusato il focus di essere gracile. Mi ha assicurato parecchie volte che questa cosa non si ripeterà più. Meno male che ne abbiamo altri, allora. Ormai c'è un po' di gente e sta imparando parecchio. Su di te, sul mondo antico. È come sarebbe dovuta andare prima che eliminassero Apollo. Sì. Nonostante la drammatica perdita del database di Apollo, c'è ancora moltissimo da imparare da tutti i dati che hai raccolto. Per fare un esempio, Varl sta esaminando le ultime registrazioni di coloro che morirono a causa della piaga di Faro. Sentire le loro speranze e paure l'ha reso cupo. Mi devo preoccupare? Sono convinta di no. Io ho deciso di non intervenire, per fare in modo che possa elaborare la cosa a modo suo. Questa struttura, il centro di controllo regionale, doveva gestire la terraformazione? Per la regione locale. Esatto. Certo, se gli umani fossero stati debitamente istruiti da Apollo, sarebbero stati guidati qui per controllare il sistema. Invece, come è noto, il centro è rimasto vacante. Fino all'arrivo di Minerva. Il laboratorio di Ade, dove ho trovato il kernel, era un centro di ricerca Faro prima. Sì. Precedentemente all'insediamento di Zero Dawn, il centro era utilizzato per progettare e testare virus informatici avanzati.
Apparentemente era una delle numerose iniziative di ricerca della Faro Automated Solutions. Non gli bastava costruire macchine assassine. Voleva anche i virus con cui infettarle. Allora, qualche tempo fa, prima della battaglia di Meridiana, sono andata in territorio Banuk. Lì ho scoperto un'altra IA non collegata con Zero Dawn. Saiyan. Era stata creata per sovrintendere a un progetto di stabilizzazione geotermica e aveva passato gli ultimi 1000 anni isolata. Immagino che non lo sapessi. No. Stando ai dati nel tuo focus, sembra che Saiyan sia stata del tutto isolata dal mondo esterno. Era un tentativo da parte dei suoi creatori di proteggerla dalla piaga di Faro. Credi che possa aiutarci? Ho già provato più volte a contattarla, ma senza risultato. Considerata la sua esperienza precedente rispetto alle connessioni esterne, immagino non sia assolutamente disposta a ripetere. Giusto. Efesto l'aveva resa schiava. Beh, è un peccato. Avreste avuto parecchio da raccontarvi. Il processore su cui era installato Etere era in un antico museo di guerra, in memoria di un evento chiamato Crisi della Zona Calda. Sai qualcosa al riguardo? La mia conoscenza di eventi storici è andata perduta insieme al database di Apollo. Detto ciò, i dati climatici indicano un picco nelle temperature locali intorno agli anni 2030. Condizioni in grado di causare siccità estreme e prolungate, aumento delle tempeste di polvere, insieme alla perdita di terreni abitabili. Ma nessuno costruirebbe un museo in mezzo al deserto. Quindi la situazione deve essersi risolta. Esatto. I dati indicano che le temperature tornarono a livelli medi nell'era del recupero, intorno agli anni 2040. C'era un carro del mondo antico nel bastione, sepolto sotto alcuni massi. Sai come ci sia arrivato? Durante la piaga di Faro, l'esercito statunitense dovette utilizzare soldati umani come conseguenza dell'inaffidabilità delle macchine. È possibile che il mezzo fosse parte integrante di una flotta pre-automatizzazione. Hanno affrontato le macchine di Faro nella valle, finché la montagna non è crollata e li ha sepolti. Quando ho esplorato Vegas, ho trovato informazioni sull'uomo che ha costruito la cupola. Stanley Chen. Pare fosse un membro di Far Zenith. Ma se amava così tanto Vegas, perché abbandonarla? Perché non salvarla? Gli Zenith hanno dimostrato di essere innanzitutto esperti di sopravvivenza. Posti di fronte a un'estinzione certa, scelsero di fuggire. Eppure, i suoi risultati. Acqua nel deserto, una città intera riportata in vita. 1000 anni dopo, tutta la città era ancora dormiente, in attesa di qualcuno che la risvegliasse. Nella struttura in cui abbiamo trovato Beta, alcuni registri parlavano di ricerche di Far Zenith sull'embriogenesi. So che hanno donato le camere ectogeniche a Zero Dawn, ma perché erano tanto interessati? Possiamo solamente fare delle ipotesi. È possibile che volessero rendere l'Odissea una nave colonia. Ecco il perché di una simile tecnologia. Mentre i loro obiettivi si evolvevano, le loro ricerche facevano lo stesso. Più la Terra diventava rischiosa, più il loro egoismo cresceva. Vado ora. A presto, allora.